Avvocato Ambrogio Dallo, questa mattina di mezzo in Palazzo Armiri, una delle sedi della Regione Campania, c'è una manifestazione. Si parla di naturalmente tutto per quanto riguarda la questione dei luoghi tossici. Ci dia delle spiegazioni in merito a questa vicenda. Allora sì, questa mattina ribadiremo la nostra manifestazione rispetto ai luoghi tossici. Noi già abbiamo incontrato nei giorni scorsi la Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, il Ministro Clini sempre ieri mattina e il Ministro Cancellieri venerdì scorso. Abbiamo depositato una denuncia querela a sottoscrizione popolare con un'adesione di 33.100 sulla provincia di Napoli, la provincia di Caserta e la città di Napoli. Il tema centrale della querela ovviamente è il disastro ambientale che si sta consumando nella regione Campania e particolarmente nella città di Napoli, provincia di Napoli e provincia di Caserta. Abbiamo depositato la denuncia presso la Procura della Repubblica di Napoli e le azioni successive adesso sono quelle di presentare una serie di denunce singole ad integrare appunto l'attività investigativa che si sta compiendo alla Procura della Repubblica di Napoli. Ecco, sotto il profilo legale naturalmente questo è il procedimento, ma sotto il profilo sanitario, ma soprattutto per quanto riguarda la salute dei cittadini, abbiamo dei dati da poter confermare e divulgare? Allora, purtroppo dal Ministero dell'Ambiente arrivano delle considerazioni, insomma, dal nostro punto di vista molto discutibili. Il Ministro alla Salute e il Ministro all'Ambiente, insomma, riferiscono che le patologie tumorali in costante crescita, analizzate anche da uno studio molto approfondito curato dal Pascale del luglio scorso, che parla in alcuni casi, in alcuni comuni, di un'incidenza superiore al 400%, quindi dei picchi altissimi. L'obiettivo è ridare l'aria alle persone che hanno il diritto di respirare. E noi non avremmo mai pensato, guardate, che un giorno avremmo dovuto chiedere il diritto al respiro. Questa è una cosa bellissima per quanto riguarda i cittadini, ma è così deprimente per quanto riguarda lo Stato. Cioè il diritto alla salute è un nostro diritto, nessuno ci sta facendo il piacere di darci il diritto alla salute. E i bambini, i moribondi, gli ammalati, gli ospedali, ma dica possibile che la gente non respira più in queste terre? È una cosa incredibile, guardate, ci hanno intozzato il cielo, ci hanno avvelenato l'aria, il suolo, i bambini non possono più giocare, non sappiamo, nessuno di noi, neanche voi che mi stai avvisando, sappiamo che cosa mangiamo oggi a tavola. L'altro giorno avete visto a Lusciano un terreno agricolo e quindi che ha prodotto tanta verdura e tante cose da mangiare, era stato concimato con i fanghi tossici. Questi sono criminali, questo non è più un danno ambientale, questo è un dramma umanitario, io non mi stancherò mai di dire questa cosa. So che in questo momento avete anche consegnato un dossier. Sì, abbiamo consegnato il dossier alla Commissione Antimafia che sta a Roma, ci sono andati alcuni nostri amici, dovevo andarci anche io con Sonia Alfano, e sono andati i nostri amici, adesso poi ci hanno dato il messaggio che hanno consegnato. Noi siamo stati invece al Palazzo dell'Armieri della Regione, dove c'è stata la Commissione per le Petizioni Europee, siamo stati ascoltati sia ieri a Roma, dove c'era anche il Ministro Clini, e poi l'incontro con la Commissione Bicamerale Ecomafie, presieduta dall'onorevole Gaetano Pecorella, anche là siamo stati ascoltati. Siamo stati l'altro giorno dal Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, che mi ha contattato dopo l'incidente col prefetto che ha fatto il giro del mondo, insomma, ed è stato, mi dispiace per il signor prefetto che è stato magari così mortificato, ma per noi è stato molto previdenziale, perché il problema non per noi come persone parliamo poco, ma il problema che vogliamo risolvere per davvero alla precedenza su ogni altra cosa.